Forrai chiude il palleggio, serve Sanders che arriva in punta, il tiro da tre punti forte. Woodard per la Torre attacca, molto bravo e segna. Scarica per la Torre poi dentro per Marcus Kennedy che è tornato, espone il pallone Kennedy. Allora Martin in campo aperto, Bimane morbida, ribalta per Thomas, poi la palla per Woodard. Woodard però a memoria legge tutto Gary Brown che è dall'altra parte, palla dietro la schiena, parlante di Gary Brown. L'azione difensiva è decisiva di Kennedy dall'altra parte, gran palla di Thomas e Kennedy vola sul 42-42, intanto il recupero di Pecchia che va fino in fondo e c'è il sorpasso addirittura per l'Acqua San Bernardo con Andrea Pecchia. Vediamo se esplorano il mismatch, infatti vanno da Thomas, marcato da Forrai. Forrai tiene, Thomas sta vicino verso il centro dell'area, canestro del più 4. La palla poi è controllata da Jeremy Morgan, dentro subito da Jacare Williams che va uno contro uno, dritto per dritto, spazza via Bayeke e segna un gran canestro. E ora Trento ha la palla addirittura del sorpasso, Sanders per Jacare Williams, il volo e il canestro sulla sirena con il reverse. L'Aquila con Forrai, pallone per Morgan, Morgan dentro per Jacare Williams che segna, subisce il fallo di Lunen in ritardo. Dall'altra parte Sanders ubriaca Kennedy di fitte ma poi si ubriaca da solo e regala il contropiede a Cantù e ancora Pecchia per il pareggio. Ora Cantù con Woodard fuori per Johnson che non se la sente di prendere il tiro, lo prende invece Woodard, gran tripla, è quella del più 4, va dentro da Pecchia, uno contro uno con Gary Brown che è più piccolo, Pecchia si butta dietro e segna un canestrone. Ora attacca Johnson, si arresta, step back e canestrone di Jazz Johnson. Ora è sostanzialmente Trento tira per vincere, vediamo se va fino in fondo o no. Gary Brown attacca Jazz Johnson, scarica per Jacare Williams che schiaccia il sorpasso, 74-73 per Jeff Johnson e va proprio lui a ricevere, vediamo se attacca lui, deve prendere un bruttissimo tiro, non c'è fallo e finisce la partita, vince la Dolomiti Energia Trentino 74-73 con un finale in volata. Cantù, se possiamo dire, non l'ha proprio gestita benissimo questa ultima azione, davvero peccato perché la San Bernardo aveva rimontato almeno 16.